un proconsole romano che si chiamava, sapete tutti, il proconsole della Galilea, inviato apposta per, come dire, portare una conciliazione, e il quale, di fronte alla situazione, alla pretesa colpevolezza del Cristo, cercò la conciliazione. Prima valutando, Ponzio Pilato, dico, prima valutando se avesse infranto la legge di Roma e in subordine se fosse venuto meno a quella di Israele. Non lo trovò colpevole davanti a Roma e poi a quel punto cercò la conciliazione. Disse, ma insomma c'è la Pasqua, prima l'amico McNaghi ci ha ricordato che Pasqua dall'ebraico vuol dire passaggio, Pesach. Bene, è il momento di passaggio, è il momento che, come si dice a Napoli, chi ha avuto ha avuto, eccetera eccetera, scordiamoci il passato, è consuetudine liberare un prigioniero, beh, è l'occasione per cui perdoniamo Gesù Cristo. Però, ecco, questo è un esempio vero di, qualche osservatore politico di sinistra direbbe un esempio di populismo antelittera, perché il popolaccio preferì Barabba. Questo è uno degli esempi che è portato, sapete tutti la storia. Lì non ha funzionato, perché? Innanzitutto perché la religione cattolica e i paesi che derivano, da, anche quando non lo vogliono ammettere, noi abbiamo un'Europa che non vuole ammettere che ha delle radici greco-romane e cattoliche. Quando uno si vergogna dei propri antenati, poi non è che vada molto lontano, no? E allora, dicevo, siccome i nostri paesi derivano da questa tradizione, ma quando dico derivano, derivano in modo sostanziale, perché la religione cattolica ha plasmato sotto il profilo culturale insieme alla tradizione latina e greca, ma non ha dato, contrariamente a quanto è successo nei paesi arabi e in quelli israeliani, un corpus normativo, perché è la Chiesa Cattolica che ha plasmato il proprio diritto canonico sulla base del diritto romano. Questo è un punto non irrilevante, perché condiziona qualunque ragionamento sul concetto di tolleranza, al riguardo del quale, io non voglio citare Obama perché è troppo fresco, permettetemi di ritornare a Voltaire, quando diceva che io non condivido quello che tu dici, ma mi batterò fino alla fine, sappiamo tutti, eccetera, eccetera. Quello è un tipo di tolleranza, la tolleranza che Voltaire aveva imparato quando scappava ogni tanto in Inghilterra, la tolleranza che viene in Europa dopo le guerre di religione. Una tolleranza che prescinde dalla comprensione dell'altro, anzi, parte proprio dal presupposto che esistono posizioni inconciliabili, ma che tuttavia per il quieto vivere devono essere accettate. Premetto questo, oggi il quieto vivere lo vediamo ancora oggi vedete abbracci fra cattolici e protestanti, ma quando mai? Voglio dire, ci siamo scannati fino a qualche secolo fa alla grande. Ricordo nel 1620 la battaglia della Montagna Bianca, dove i protestanti perirono in un mare di sangue perché vinse la parte buona, cioè i cattolici. Io scherzo, ma voglio dire, sapete, quella fu l'inizio della guerra dei 30 anni, culminata con la pace di Vestfalia nel 48, e oggi facciamo finta, perché attenzione, sono posizioni inconciliabili quelle fra cattolici e protestanti. Io sono cattolico, ma sinceramente mi sento molto più fratello di un musulmano che di un calvinista, tanto per essere chiari. Quindi siamo andati oltre, accettato, benissimo, siccome non è conveniente fare la guerra, siccome è orrenda cosa fare la guerra, allora facciamo un po' di tolleranza. Questa è una posizione. Ma poi c'è un'altra posizione, che è una posizione più antica, in cui la Chiesa Cattolica e la tradizione cattolica sono maestri, dove c'è tolleranza perché sappiamo che a un livello più alto c'è la capacità di comprensione della differenza. Io vi ricordo alcune cose che dimentichiamo, perché con tanto internet e tanti telefonini non usiamo più la memoria. Siccome io sono vecchio ormai, quindi insomma la memoria l'ho utilizzata a tempo mio, e ricordo sommessamente alcune cose di parte cattolica e di parte musulmana. Di parte musulmana c'è una sura
dove a un certo momento c'è un tale che si rivolge al Maometto, su di lui c'è la benedizione, vero? E gli dice, senti un po' Maometto, dice, ma perché stiamo sempre a farci guerra noi e gli altri delle le genti del libro? Perché contrariamente a quanto succede in Europa, dove c'è una totale ignoranza dell'Islam, vero? Dove per cristiani si intendono cattolici e ortodossi, islamici e ebrei sono considerati genti del libro. E allora il Padre Eterno risponde a Maometto, che gli pone la domanda, e gli dice il motivo per cui esistono queste controversie vi sarà spiegato nel Regno dei Cieli. La tradizione cattolica, fra le tante, ricordo un racconto aneddoto di Boccaccio, dove c'è la storia di un sultano che si rivolge al dotto ebreo e gli pone una sorta di indovinello a proposito di un anello che il padre lascia in eredità a tre fratelli che esprimono tre punti di vista diversi sulla unicità dell'unico Dio. Scusate il gioco di parole, ma la tradizione islamica usa questo tipo di strutturazioni filosofiche. L'ebreo, se ne la faccio breve, lo ricorderete, questo racconto, quando dice che questo anello, che era stato messo poi in un dolce, non si sa chi detiene. È capitato, e di questo ne deciderà qualcun altro. Dico questo perché l'accoglimento delle altre tradizioni in ambito cattolico è stato sempre molto diffuso. Dante ha preso l'idea della Divina Commedia dal libro del Mirage, dal libro dell'Ascensione ai Cieli di Maometto. Ci sono le più grandi scuole di arabistica. Questa è una cosa nota dal 1932, Asim Palacios, che ha dimostrato e ormai oggi è accettato, però ancora la maggior parte non lo sa, che Dante aveva profonda conoscenza della tradizione misteriosofica musulmana. Ma ne abbiamo tanti esempi. La trasmissione del sapere attraverso tutte le ininterrotte legami che si avevano non solo fra cattolici e musulmani, ma tra gli ebrei che scrivevano i trattati di Kabbalah in arabo. Penso a tutta la scuola di Murcia, a tutta la scuola spagnola. Allora, a quel tempo questa tolleranza era una tolleranza vera, perché era basata su una capacità di comprensione superiore. Viene meno, ho ancora altri due minuti, spero, viene meno per ragioni che sono legate alla storia. Il primo punto è quando cade Gerusalemme. Gerusalemme cade teoricamente nel 677. In realtà cade una seconda volta nel 1040. Perché non ci sono mai state crociate fino al 1040? Perché fino al 1040, fino a che c'erano gli arabi, che erano il lato buono dell'Islam, c'era il rispetto e la tolleranza vera. Quando arriva ad essere presa Costantinopoli, il comandante militare Omar II va insieme al vescovo a pregare dentro la chiesa di Gerusalemme. Poi nel 1040 arrivano i turchi, da cui il famoso detto: mamma, li turchi, bestemmi come un turco, fumi come un turco. Noi non diciamo bestemmi, non sto scherzando, non diciamo bestemmi come un arabo, diciamo come un turco. Quando arrivano i turchi, impediscono il credo ebraico e il credo cristiano. E guarda caso, è allora che facciamo le crociate. La storia che si è introdotta e che ci dice che l'Islam non è monolitico, come non è monolitico il cristianesimo. Allora, gli sciiti sono una cosa, i sunniti un'altra, gli alawiti, derivazione mista degli sciiti, un'altra cosa ancora. Poi ci abbiamo i wahhabiti, che sono gli eretici. Ma non perché lo dico io, lo dicono gli arabi. Perché solo noi apriamo le porte dei wahhabiti in Europa. Solo noi commettiamo l'errore di riconoscere a questa minoranza una minoranza fanatica che ha trasformato lo stesso significato del jihad, che ha un altro significato in arabo, in quello che è. Perché poi permettiamo a chi dei wahhabiti è la mano, la longa mano sportante, Qatar e Arabia Saudita, hanno i soldi,
di indottrinare il 70-80% dei musulmani che vivono in Europa. Allora dico, perché la storia che ci spiega che la tolleranza va declinata in funzione di questo, e vado alla conclusione in riferimento alle applicabilità. È vero che in Italia lo Stato non si vede più, che si applicano male e poco le leggi. Io che ricordo il tempo del terrorismo rosso, quando non si poteva andare in giro coi caschi, quando che se ti beccavano col passamontagna andavi subito in galera, perché è ancora proibito. Oggi si tollera, tolleriamo tante cose, ma non possiamo tollerare un ordinamento che in nome della conciliazione fa venire meno quelli che sono i principi incardinati derivanti dalla tradizione romana e comunque incardinati in ambito costituzionale. Capisco che è una contraddizione di fondo voler permettere al tempo stesso di essere a volto scoperto, per dire, di poter professare una religione, ma il punto d'equilibrio deve essere dato obbligatoriamente dal riferimento alla tradizione della legislazione romana. Peraltro, se voi andate in un paese arabo, ma anche in un paese come Israele, non è che vi lasciano fare un po' come vi pare a voi, eh? Questo vediamo di capirlo. Io insegno in Arabia Saudita, vengo pure preso per arabo, parlo arabo, ma in Arabia Saudita non posso portare un crocifisso, se no mi arrestano. Allora, vediamo di capire, e chiudo dicendo che alla fine il punto di equilibrio l'ho detto Gesù Cristo, quando disse: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. E speriamo che ci sia ancora un Cesare in Italia. Grazie.